Io leggerò senza microfono. Spero mi sentiate già. Anche perché il buon Dio mi ha fatto col microfono incorporato. Volevo leggervela così da vicino perché possiate impregnarvi delle parole. Questa è dedicata dall'autrice, a cui chiedo di fare ancora un applauso. Magari non ai suoi genitori, ma ai genitori. Sono i figli che molte volte non riescono a ringraziare. Ai miei genitori, grazie per le parole che non avete detto, ma soprattutto per quelle che avete detto. Grazie per le cose che avete fatto e anche per le altre che avete preferito non fare. Grazie per le giornate che non avete trascorso per voi, eppure per i giorni che siete stati soli. Grazie per la vita che ci avete dato. Una meraviglia nella metamorfosi del tuo corpo che cambia, ti ritrovi di donna bambina e ti assale l'ansia del divenire, ma poi stringi la mia mano sapendo di non essere sola. E poi ho mio figlio che oggi è qua. Quando sarai grande, veramente grande, capirai i lunghi silenzi e le irrefrenabili parole, ricorderai il gesto di avere la mano che ti accarezzava la tua fronte e calmava il tuo spirito repleto. E adesso io darei di nuovo la voce a Gennaro che leggerà. Sì. Finché ci sarai tu, io vivrò. Inconsciamente pervasa da semplici stati di felicità. Questo nostro amore, così violento da superare ogni limite e così tenero da farci rimanere muti ad ascoltare il brusio del mare e l'eterna tentazione di prolungare la nostra stessa vita oltre i confini. Ci sei tu. Ci sei tu, amore, come il lampo che scuote il cielo in tempesta e mi pervade di sensazioni di infinito. Marionette. Tutto ciò che sarà è stato già filmato. E visto, noi non siamo che marionette nelle mani del tempo. Poesia. Ci saremo ancora noi, se tu vorrai. Se io morrò, insieme, sotto un cielo di stelle, sole e luna, in un'eclissi, messaggio. Fiori e frutti ti porto con le mie mani piene perché la nostra casa sia sempre piena di speranza. Piena di speranza e noi sorridenti alla vita ci ameremo per sempre.
Credo che questa non vada molto più di me. Abbiamo capito che tutto inizia, tutto può finire, tutto può cambiare, tutto può tipo riniziare. L'incanto diventa disincanto, come ho detto io prima, e soprattutto può tornare a essere incanto. Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose, ci dice sempre Paolo Cesare. E questo ve l'ho fatto. E quindi lo dedico a voi e a chiunque lo legga, con l'auspicio che per tutti sia sempre pieno di incanto la vita. Piaciuta a me, perché ieri siamo sbarcati, ci siamo trovati a bordo da questa isola così bella e meravigliosa e usata tutti i giorni, suggestiva, magica, accattivante. È così che mi sono sentito quando sono sbarcato. Ho messo i piedi su una magia straordinaria. E mi sono anche divertito ad andare in giro, a guardare, a rivedere, perché io sono nato a Napoli e da ragazzino usavo venire spesso qui su quest'isola. E a quest'isola voglio, se farà un caso, dedicare questa poesia. Marinaio, spogliati delle tue ansie, dei tuoi vecchi ricordi, del trascorso che ti ha fatto sopravvivere, e naviga fra le onde della vita fino all'isola ove ricominciare, lasciando che nei flutti la melanconia. Io ve le ho lette, come ha detto l'autrice, prime di punti e di esclamativo, addirittura di virgole, ma voi potete interpretarle con la vostra mente e col vostro cuore. Qui sono conservate in questo libretto tutte le poesie, per chi volesse dopo può venire qui e assaltare.